di Alberto Milotti, che è un amico dell'autorità portuale di Livorno. Siamo stati partner in numerosi progetti e iniziative, sia progetti europei sia attività di sviluppo anche internazionale. E naturalmente sentire il punto di vista di un'infrastruttura interportuale, quindi non portuale, è particolarmente significativo anche per una sorta di cross-fertilization tra settori, perché naturalmente laddove magari i porti si sono spinti più avanti sul fronte dei sistemi di comunità, sicuramente gli interporti sono portatori di un know-how spiccato sull'intermodalità e sul ferro in generale, che per noi è di grande interesse. È chiaro che un'agenda digitale del porto, come quella che noi abbiamo elaborato, necessariamente non può guardare solo al porto. E in una prima fase si guardava esclusivamente o prevalentemente agli attori interni alla port community, ma nella fase attuale è assolutamente imprescindibile guardare verso il mare, cioè verso le compagnie e verso i porti di destinazione e di origine, e verso terra, verso le catene logistiche nelle quali gli interporti rappresentano dei nodi di importanza capitale. Quindi vorrei chiedere a Alberto di portarci il suo punto di vista. Alberto è il direttore di Zilog dell'Interporto Quadrante Europa di Verona. Prego. Grazie, grazie Francesco, Francesco, buonasera a buonasera. tutti. Ringrazio ovviamente gli organizzatori di questo webinar che per me è stato assolutamente fondamentale e assolutamente interessante, proprio perché il mondo interportuale ritengo sia un mondo che oggi è alcuni passi indietro, considerevoli passi indietro rispetto al mondo portuale dal punto di vista dell'organizzazione di una propria agenda digitale, mentre, come dicevi perfettamente tu, probabilmente abbiamo una maggiore dimestichezza con quello che sono tutti i sistemi digitali di comunicazione con il mondo ferroviario, sia esso nazionale, sia esso internazionale, quindi sia con le imprese ferroviarie che con il gestore della rete ferroviaria. È per questo che uno dei principali temi che affrontiamo all'interno degli interporti sono i sistemi di gestione dei terminali. Sistemi di gestione dei terminali dove si deve cercare di mettere di far funzionare un dialogo tra i nostri due clienti, come diceva appunto anche il referente FAI, i due clienti degli interporti, le imprese ferroviarie, quindi chi esercisce la parte ferroviaria, e gli autotrasportatori, ovviamente, che sono i veri e propri clienti utenti dei nostri terminali intermodali. E per quanto riguarda Verona, ad esempio, Quadrante Servizi è in fase che è la partecipata di Consorzio ZAI, che si occupa di tutte le questioni telematiche, e con la quale stiamo lavorando, come hai detto tu, lavoriamo spesso con Livorno, con Paolo Pagano anche del CNIT, con i vostri gruppi di lavoro dedicati agli aspetti digitali. Per noi la digitalizzazione per il mondo interportuale è assolutamente, non deve essere limitata al sedime interportuale, ma deve appunto potersi spingere oltre. E oltre ai sistemi informativi legati ai cosiddetti TOS di gestione dei terminal, molto importanti sono tutti quegli strumenti che aiutano anche la pianificazione. Perché? Perché un interporto, come anche un porto, come nodo, spesso non deve guardare solo alla semplice operatività, ma anche alla pianificazione, allo sviluppo delle proprie aree e quindi pensare a questi strumenti in un'ottica di pianificazione. Come ha detto Ivano, la logica bottom-up è assolutamente quella rilevante per tutti questi sistemi informativi, perché sicuramente non si può pensare di andare a calare dall'alto nessuno di questi strumenti, né in un porto, né in un interporto, né con il sistema dell'autotrasporto, assolutamente. È importante una logica collaborativa,
una logica collaborativa che deve cercare di mettere insieme le informazioni di cui siamo a disposizione, proprio per organizzare i servizi alle merci, per organizzare i servizi ai nostri clienti, ma anche per poter fornire, ad esempio, dati sugli aspetti legati all'ambiente, legati alla sostenibilità, quindi anche in ottica magari promozionale di una nostra infrastruttura, perché ovviamente ci dobbiamo anche dedicare a questa tipologia di aspetti. Uno strumento che ad esempio abbiamo in fase di realizzazione di test in questo momento ed è uno strumento che vuole mettere in relazione il sistema autostradale con il sistema ferroviario, cercando di fornire un servizio agli autotrasportatori che caricano o che lasciano le merci presso l'Interporto di Verona. Infatti, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un cosiddetto nodo Datex all'interno dell'Interporto. Ed in collaborazione con le due autostrade tangenti all'Interporto di Verona, cioè la A22, l'asse del Brennero, e la A4, la Milano-Venezia, abbiamo creato dei protocolli per un interscambio di informazione, in modo che le informazioni che oggi sono sui pannelli a messaggio variabile delle autostrade possano essere replicate anche sui pannelli a messaggio variabile all'interno dell'Interporto, in modo che ad esempio un autotrasportatore che appena ha caricato la merce e che si appropinqua alla rete autostradale, vede il messaggio di un incidente in direzione Milano e 10 km di coda, può attendere presso un'area buffer all'interno dell'Interporto. Viceversa, sulle infrastrutture autostradali possiamo fornire messaggi, ad esempio, su soppressioni o ritardi di treni, in modo che un autotrasportatore in arrivo all'Interporto possa fermarsi prima senza andare a congestionare l'area interna dell'Interporto. Quindi questa è sicuramente una possibile soluzione, uno strumento del quale ci stiamo dotando in questo momento, che stiamo testando e che speriamo che possa avere successo appunto anche nel mondo dell'autotrasporto. Insieme a questo abbiamo appena, parlavo di area buffer, di un'area buffer al servizio degli autotrasportatori. Perché? Perché abbiamo in fase di realizzazione un cosiddetto parcheggio sicuro per gli autotrasportatori, certificato secondo la direttiva europea, che è in fase di recepimento anche in Italia, e questo parcheggio che realizzeremo a Verona insieme ad altri 12 parcheggi che saranno realizzati in Italia, verrà messo in rete a livello nazionale grazie al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori, che provvederà a creare una ulteriore, diciamo ovviamente, interfaccia per cercare di descrivere l'offerta di servizi agli autotrasportatori nei pressi dei nodi che appartengono al progetto. Quindi mi avvio alla conclusione. Sicuramente noi su questa tematica come Interporti siamo follower rispetto ai porti, abbiamo assolutamente da imparare, abbiamo anche molte meno risorse economiche di quelle che sono le risorse a disposizione del sistema portuale italiano. La prima aspetto al quale ci cerchiamo di concentrare è appunto il dialogo con il sistema ferroviario e il dialogo con il sistema dell'autotrasporto, che sono oggi i due clienti principali dei sistemi interportuali. Grazie. Grazie Alberto. Tra l'altro, questo spunto che tu ci dai sul parcheggio sicuro è di grande rilevanza e attualità. È uscito pochi giorni fa il rapporto della Polizia Stradale, il nuovo rapporto per il 2020 sul cosiddetto cargo crime, cioè i furti e i sequestri a danno degli autotrasportatori, e è abbastanza incredibile che non ci sia stata una flessione di questi crimini contro l'autotrasporto pur nell'anno terribile 2020 segnato dal Covid. Quindi è un fenomeno che sta anche crescendo e che segna in maniera notevole anche alcune aree del paese, più che altre, a dire la verità. Grazie per questo contributo.